tre giorni di cerimonie, di ricerche, di attività scientifica. Stiamo parlando del Centro Regionale Neurogenetica, il CRN, dell'ASP di Catanzaro, diretto dalla professoressa Amalia Bruni, che ha organizzato questi tre giorni per tracciare il bilancio della sua attività clinica e di ricerca a 20 anni dalla sua istituzione. L'istituzione del CRN con legge della Regione Calabria 37 del 96 non è arrivata solo quale riconoscimento per i risultati ottenuti nello studio della malattia di Alzheimer genetica, ma ha anche consentito la prosecuzione di un importante lavoro di ricerca. Il CRN ha dunque il grande patrimonio di studi avviati sin dall'inizio degli anni 80, in collaborazione con centri nazionali ed internazionali che hanno avuto tra i risultati principali l'isolamento della presenilina 1, il gene più frequentemente coinvolto nella etiologia della malattia di Alzheimer genetica. Ma sicuramente quello è stato quello che ha aperto la strada agli altri sogni poi, no? Cioè lì per lì veramente la sensazione è stata quella di svoltare, di avere girato una pagina di storia della neurologia e di fatto così è stata, insomma. Poi ovviamente Nicastrina ha anche questo sapore particolare perché Peter Hislop volle intitolarla non a me, nonno, ma alla famiglia che noi abbiamo studiato, che è nota in letteratura appunto come famiglia N, quindi affetti importanti, però altrettanto affetti importanti sono tutti i lavori che abbiamo poi fatto sulla popolazione calabrese, nell'area di Bivongi, insomma sono più di 200 le pubblicazioni importanti, quindi cioè, sceglierne uno o un altro piuttosto che un altro ancora non è semplice. L'onorevole Mirabello ha proposto in Consiglio regionale un finanziamento quest'anno per questa sua fondazione, la sua associazione, un finanziamento che non avveniva da troppi anni. Naturalmente le risorse che noi abbiamo messo non sono di per sé sufficienti, sappiamo che ce ne vogliono molte altre perché la ricerca richiede un impegno costante. La dottoressa Bruno è una persona molto preparata, molto in gamba, una persona che è soprattutto attiva e quindi che solo grazie a lei è stato possibile avere qui un centro di così tale importanza. Oggi col ventennale, con la ricorrenza del ventennale dell'apertura, sicuramente è un evento straordinario per la Calabria ed è un evento, come dire, oserei dire fuori dal comune, non è tutti i giorni che succedono queste cose in Calabria. Posso dire che noi siamo la storia in questo momento e guardiamo avanti perché di passi da fare ce ne sono tantissimi, al centro, a Casalzalla e con tutta l'attività dell'associazione.